subito ritenuto più che positivo? Beh, sicuramente in provincia di Salerno abbiamo un dato positivo. I dati positivi una volta nelle elezioni si consideravano rispetto all'ultima elezione, perché qua tutti hanno vinto, ma se un partito perde rispetto alle elezioni precedenti vuol dire che ha perso. Noi siamo passati dal 7 all'8% ed è un dato innegabile che è sotto gli occhi di tutti. Siamo la prima provincia d'Italia del nostro partito con l'8%, un partito che a livello nazionale ha quasi raggiunto il 4%, credo che sia un dato da rimarcare. Giannone è il più votato in Campania del nostro partito, è il terzo dopo la Meloni a livello nazionale, in provincia di Salerno è il più votato del centrodestra, ha avuto un risultato migliore anche del mio rispetto a 10 anni fa, quando io mi candidai alle europee per Alleanza Nazionale, quindi credo che complessivamente noi per il partito di Salerno possiamo essere soddisfatti. Abbiamo avuto anche la bella sorpresa che alle elezioni amministrative in 4 comuni dove ci presentavamo abbiamo una media superiore a quella delle elezioni europee con circa il 9%, tenendo conto che sia a Sarno, sia a Nocera Superiore, sia a Pagani, i 3 candidati sindaci di Fratelli d'Italia hanno fatto minimo 2 liste in più civiche che portavano anche una sigla FD, quindi in linea di massima il partito viaggia intorno al 20% sul piano delle elezioni amministrative. Al ballottaggio come è andato? Per indicazioni? Al ballottaggio ovviamente noi dove siamo al ballottaggio? Siamo soltanto a Pagani al ballottaggio. A Sarno non c'è una richiesta, mi sembra, ufficiale di apparentamento, quindi credo che a livello locale daranno libertà di voto. A Nocera Superiore mi sembra che ci siano un candidato civico e il PD, e ritengo, insomma, ma la scelta libera sarà del territorio, che ci sarà libertà di voto così come è logico. Io volevo dire ancora un'altra cosa, in tantissimi comuni della provincia di Salerno, nonostante ci sia un chiaro voto d'opinione di Berlusconi, Fratelli d'Italia è sopra Forza Italia. Credo che sia un dato su cui riflettere e che ci deve spingere sicuramente a delle intese. Noi abbiamo chiesto più volte le primarie per andare insieme, ci è sempre stato detto che eravamo un partito con cui non si poteva dialogare. Spero, insomma, che anche questo ennesimo risultato elettorale possa far cambiare idea. Credo che l'unità del centrodestra sia un valore nella misura in cui vogliamo che siano gli elettori di centrodestra a indicare quali siano i modi migliori per stare insieme. Se poi si pensa, insomma, di fare alla Berlusconi maniera, che decide lui chi fa e chi non fa, e dopo il grande successo di Fitto attacca pure Fitto, insomma, a noi non sta bene. Sull'effetto Renzi e Grillo? Beh, Renzi ha saputo giocare sulla psicologia e sulla speranza dei cittadini. Moltissimi elettori, anche di centrodestra, lo hanno votato perché sono pochi mesi che è al governo e sperano che faccia bene. Non vi nascondo che anche io, che sono un politico di centrodestra, anzi di destra, spero che faccia bene. Insomma, chi è italiano non può sperare per questioni di bottega che Renzi faccia male. Quindi credo che molte persone, mi è capitato di trovarle in campagna elettorale, hanno detto diamo fiducia a Renzi, rafforziamolo perché possa affrontare la crisi economica. Questa è la chiave del successo, perché sinora ha soltanto parlato. Vedremo nei prossimi mesi cosa farà per affrontare il grave disagio, a cominciare dalla disoccupazione. Su Grillo? Guardi, Grillo è un movimento anarcoide e di protesta che chiaramente raccoglie la protesta fin tanto che la protesta ha speranza. Molte persone non sono andate a votare perché non hanno neanche più speranza e quindi chiaramente quel voto si è afflosciato. Peraltro è da un anno che i grillini, con quasi 100 parlamentari, svolgono un'azione sostanzialmente inutile in Parlamento, se non di polemica sterile, tante volte calunniando le persone, così come è capitato persino nei miei confronti, ma alla fine poi le persone guardano anche i risultati. Credo che sia un partito che stia bruciando quel voto di... Lei anche in parte a livello regionale, perché ci aspettavamo dalla provincia di Napoli molto di più, tolto dal nuovo centrodestra, dal galeone di Cesa Casini e così via, o dall'altro movimento politico nuovo che fa riferimento tra gli altri anche alla giornalista Spinelli, che è stata eletta e pare che invece di superare questo sbarramento del 4%. Però tutto questo non può certamente mortificare chi, come questo partito, su questo territorio
ha lavorato, si è impegnato con tanti amministratori locali. In particolar modo per lo straordinario risultato in termini di preferenze che ha avuto Antonio Iannone, che ha un grazie a tutti. Buongiorno a tutti, ai signori della stampa, che io ringrazio tutti gli amici dirigenti del partito che questa mattina sono con noi, e li ringrazio soprattutto per... Non che questo era più facile, anzi era un po' più complicato, in un momento nel quale si rottamano le persone, perché c'è gente che fa le proprie fortune politiche con l'idea di rottamare le persone. I dati parlano in maniera estremamente chiara: abbiamo un patrimonio enorme e ce l'abbiamo sul territorio, ed è sul territorio che si costruiscono le azioni politiche e soprattutto quelle amministrative, perché è sempre su quelle che presto maggiore attenzione, che vanno ad incontrare i bisogni, le esigenze e Fratelli d'Italia. Io mi permetto di dire che noi dobbiamo anche avere, come dire, il coraggio, ma tutto sommato è confermato dai fatti, di rivendicare questo ruolo di guida all'interno della coalizione di centrodestra, perché le nostre idee, le nostre proposte, anche quelle che stiamo affermando attraverso l'azione di governo regionale, che dalla politica, sono altri esempi di mala politica, di mala, solo perché c'è una disaffezione al voto. Su quello dobbiamo lavorare di più, convincere le persone che non siamo tutti uguali, che ci sono anche altri modi di concepire l'amministrazione politica, l'impegno sul quale tutti quanti noi militanti ci dobbiamo sentire già mobilitati, ma lo abbiamo sempre fatto, quindi non c'è manco bisogno di dirlo, e questa è la strada che insieme percorreremo nei prossimi mesi. Grazie.